Marco Perrotta, difensore del Pescara, per commentare questa sconfitta, la prima della stagione, oggi il Cittadella vi ha reso la vita difficile. Marco. Sì, mi dispiace dover commentare la prima sconfitta perché comunque diciamo che non volevamo, eh. però prima o poi doveva succedere, diciamo che è stato un incidente di percorso, abbiamo la fortuna di, di rigiocare subito martedì e speriamo di, di rifarci, Dai, diciamo così, perché comunque abbiamo tutte le possibilità per farlo. Cittadella, come qualità e quantità anche di gioco, sicuramente ha meritato. però, come linea difensiva, non avete corso grossi rischi fino al gol di Finotto in contropiede. Ma io credo che abbiamo fatto una bella partita, comunque, tirando le somme. Diciamo che non c'è stato tutto questo questa diversità di, di potenziale secondo me il Cittadella è stato bravo a venirci a prestare alti e a mettere in difficoltà comunque il nostro, la nostra imposizione di gioco che era quello che comunque finora aveva fatto la differenza eh, comunque credo che siamo partiti bene la prima mezz'ora e poi pian piano il Cittadella ha preso coraggio e con le ripartenze ci ha fatto male però al di là di tutto credo che dobbiamo ripartire dalle cose positive che sono state fatte e, e non, non star con la testa giù comunque dobbiamo stare con la testa alta perché il campionato è ancora a lungo e possiamo rifarci. Tra le cose meno positive e le poche conclusioni in porta avete tirato poco rispetto alle altre gare, avete, eh, avevate di fronte quella che oggi è la miglior difesa del campionato di Serie B? Sì, ma il Cittadella sapevamo che comunque è una squadra molto organizzata, che comunque fuori casa fa sempre risultato è comunque è una squadra, una squadra molto forte. Quindi... Abbiamo avuto delle occasioni con Mancuso, con, con Cocco così che potevamo sfruttare, sfruttare meglio però sono stati bravi e ne va dato merito perché comunque diciamo è una, una bella squadra si sono chiusi bene e, e gli va dato merito di questo però comunque sicuramente dobbiamo lavorare per, per creare di più perché comunque ci aspetta una partita ancora di più difficoltosa Hai parlato delle due occasioni che ha avuto il Pescara, quella con Cocco nel finale se non ricordo male è partita proprio da un perrotta in posizione di trequartista con il Mancino sì, ho visto Andrea che comunque attaccava lo spazio e ho cercato di mettergli la palla in profondità. Ma lì che è peccato poi? che... Peccato è che eh sì, credo che poteva attaccarla subito, l'ha lasciata rimbalzare e poi comunque è stato sbilanciato da un difensore e non è più arrivato, però comunque credo che è stata una bella occasione che potevamo sfruttare meglio. Però... Diciamo che l'occasione più grande l'ha avuta Mancuso quando si è trovato a tu per tu col portiere, però è stato bravo il portiere comunque a chiudere lo specchio. Probabilmente un bene tornare in campo già martedì a Cosenza contro una squadra che è nelle zone basse della classifica. Troverete un ambiente caldo perché, squadra neopromossa quella calabrese, ci vorrà però un pescara diverso da quello di oggi. Sì, comunque giocare al sud non è mai facile perché comunque loro in casa na, ne fanno la loro forza, diciamo, è un grande stadio, un grande pubblico, eh, comunque dobbiamo arrivare lì con la testa giusta, dobbiamo fare il nostro gioco e, e non pensare ad altro perché comunque non dobbiamo avere fretta di, di far risultato ma, ma di, di, di affrontare bene la partita a viso aperto perché comunque non sarà una partita facile. Io credo che se giochiamo come sappiamo, come abbiamo fatto, come abbiamo fatto le altre partite possiamo metterle in difficoltà. L'ultima da parte mia Marco, eh, quando Campagnaro sta bene la linea difensiva di Villon è quella con Gravignon e Campagnaro, però quando sei stato chiamato in causa hai sempre fatto molto bene. Questa situazione, tra virgolette, è una situazione che ti piace essere la prima opzione dalla panchina oppure non vuoi lasciarla più con la maglia del titolare? Ah, sicuramente non voglio lasciarla più, però diciamo che io sono per il bene della squadra, se il mister mette in campo Campagnaro e Gravignon credo che... Comunque in settimana, così credo che siamo quelli che si siano allenati meglio oppure che magari siamo più pronti per, per quella specifica partita. Io, comunque, mi sto allenando al massimo, devo migliorare molto ancora, quindi lo sto facendo giorno per giorno. Non mollo mai come, come al solito e mi faccio trovare sempre pronto. Poi, comunque, il mister farà le sue scelte. Io sono, sono felice così perché voglio rimanere ancora a lungo qui.